Sì, al liceo classico. Saluta Borroni. Ciao Borroni, mi hai abbandonato, eh? Con chi stai? Che foto sei uscita dalle medie. Ottimo, ancora non c'erano i numeri. Vuoi fare la sommelier anch'io? Come funzionano i corsi? Sono semplici i corsi, una volta alla settimana, 2 ore e mezza. Poche occhiaie, no, sono tante occhiaie. Però dopo mi farò una foto anche quando sarò truccata, così vediamo il restauro prima e dopo. Ragazzi, meno male che uno nasce femmina, al di là di tutte le problematiche, le psicosi di noi ragazze. Però è carino che ci possiamo truccare, tipo gli uomini, no? Saluti dalla Toscana. Che ne pensi delle polemiche di questi giorni su uomini e donne? Penso che siano davvero polemiche inutili, perché se il programma è molto seguito e funziona e appassiona tante persone, qual è il problema? Appena torni andiamo in gym insieme. Certo, Luni, non capisco io tutte queste polemiche, ma con chiunque, con me, con gli insulti al programma, a quello, a quell'altro. Ma io dico, se non vi sta bene le cose, non le guardate, impiegate il tempo in modo migliore. Non lo so, vi piace andare in palestra, vi piace fare una passeggiata, uscire con gli amici, dormire, cioè che ne so. Vi sta sulle palle il programma? Quell'ora invece di guardare la TV dormite, ma non iniziate ad insultare la gente a caso. Perché poi quelli che insultano sono i primi che sanno i cazzi di tutti. Non si sa come. Fai una live mentre ti trucchi. Posso fare un timelapse? Hai bei ricordi dell'Accademia? Sì, molto. Infatti, prima ho incontrato qui a Verona dei miei amici che lavorano in arena. Giulia, ma è una sopracciglia tagliata? No, non è tagliata, è una vertigine. Però rende un po' più particolare. Io odio le sopracciglia tatuate, non mi piacciono. Addosso a me, addosso agli altri va bene, però non me le vedo addosso a me. Cosa ne pensi, Andrea Damante e Giulia? Giulia ancora non l'ho conosciuta, ragazzi, ho conosciuto solo Andrea. Ti prego, mi saluti, sono Lucrezia. A Fiumicino non capiti mai. Sì, a Fiumicino ogni tanto vengo a mangiare al porticciolo. O all'aeroporto. Allora, che fondotinta usi, Giulietta? Adesso che estate non uso il fondotinta, uso una BB cream della Rilla Steel, credo che si chiami, che praticamente è tipo crema idratante, poi quando tu la strofini si colora. Se è Verona, Giulia, vieni anche a Padova. Non mi sposto da sola. Adesso sono a Verona, poi dopo andiamo in provincia di Brescia e poi mi riportano qui. E dormo. Arianna, ciao! Mamma mia, Florenzi, Arianna, ragazzi, mamma mia, cioè mi sembra proprio una vita fa. Che bello però, l'inizio. Allora, ma sei appena tornata dal mare? Sì, ero andata a prendere, non dal mare, sto a Verona, c'è cioè, tipo un campetto carino dove ci sono tutte sdraio e puoi prendere un po' di sole, ma io ovviamente sono sempre bianchiccia, non vi preoccupate, abbronzata mai. Dove vivi, Giulietta? D'Anzio. Mi saluti, mi chiamo Maila, ciao Maila Melis. Oh, Fabiana Rivelli, Leonardo Busseni, ciao ciao. Ma tu che scrivi Bubs? Ma Bubs di cosa? Ma non lo so, fosse la diretta di Belen, ma a me non ci stanno le Bubs. Infatti ora tu sparirai dalla mia diretta, ciao. Sei mai stata a Monopoli in Puglia? No, però è una mia amica. Le dentiste di Marciano, ciao dentiste. Puoi salutare mio cugino Giuseppe, ciao. Ho il 10%, aspettate che prendo la batteria quella portatile. Così non mi devo alzare. Oh, aiuto. Aspettate, eh. Mamma mia, che faccio. Sono sempre una prova di coraggio le mie dirette. Apprezzate almeno questo. È una diretta con Mattia, ma Mattia non so quando lo rivedo, ragazzi. È un tatuaggio, quello sul dito vicino all'anello, sì, questo qui fa tutto il giro. Ti piace andare al mare? Sì, però gli altri anni di solito andavo tipo a luglio al mare. Vabbè, non prendo tanto sole in genere, non mi coloro.
Abiteresti mai in campagna? Beh, tanti pregi la campagna, è solo un grosso problema. Ho la fobia con gli insetti. Cioè, ma proprio roba che quei ragni mi vengono gli attacchi di panico. Per cui tutti quelli che mi insultano, se vogliono farmi un dispetto, basta che mi mettono un ragno vicino. Ti ho dato anche la dritta. A che ora c'è MTV lunedì? Non lo so, non l'ho capito, ragazzi, vorrei saperlo anch'io. Mi raccomando, seguiteci, Hai mai seguito qualche dieta? Beh, quando stavo in accademia pesavo 45-46 kg, quindi ma avevo proprio tutt'altro tipo di fisico. E ovviamente per stare così tirata stavo attenta. Allora, grazie Fabiano Esposito, anche se ora non sono bellissima visto che sto così. Ciao Deborah. Ah, ciao Deborah con l'H. Deborah con l'H. Ti manca Giorgia? Sì, un sacco, però la sento. Ciao Ariannina, la nipote di Stefania Glorioso. Giulia, la mia versione era di Quintiliano, maturità classica 2013. Schifo. Pensi che il classico sia un buon indirizzo di studio? Sì, molto, perché ti dà metodologia di studio. Conoscevi già la Vignaio dopo MTV? No, l'avevo già conosciuta qualche giorno prima perché stando tutti nella stessa agenzia mi era capitato di incontrarla. Amore a prima vista, la Vignalona, ragazzi, fa morire dalle risate. Porca miseria, io con lei piango proprio sempre. Un bacione, perché fate le vacanze insieme. No, ancora non so nulla, ci dobbiamo organizzare. Eccolo, un altro in arabo. Che avrà scritto? Non faccio lo screen e lo riscrivo. No. Però potrei tipo fare copia e incolla e traduci. Prima o poi vi scoprirò. Come si chiama l'Accademia? Accademia Nazionale di Danza. È l'unica in Italia pubblica. Oh, grazie. Sei la 81. Tu conoscevi la Vignali solo perché insultava Sole? No, in realtà io sentivo parlare da Vignali perché esteticamente piaceva molto al mio ex. Faccio sempre apprezzamenti su di lei. Ma in cosa consistono queste agenzie? Allora, finito il programma ti contattano diverse agenzie. Io infatti ho fatto gli incontri con tre, quattro agenzie. Ognuno ti fa la propria proposta, ma non è, cioè, dipende dal tipo di lavoro che vuoi fare, ovviamente. A me tanto la TV non è mia priorità, anche perché è un ambiente un po' particolare secondo me, cioè starci tanti anni. E quindi niente, volevo fare qualcosina come fanno tutti su Instagram, però io ho scelto di fare solo le cose che mi piacciono, tipo i bibitoni o altra roba no. Hai fatto nuove amicizie a MTV o conoscevi già tutti? No, in realtà allora lì in Puglia ho conosciuto, che non conoscevo, Martina Luchena, Sofia Galazzo e Andrea Damante, che è venuto un giorno. Poi chi altro non conoscevo? No, gli altri li avevo già conosciuti. Se sei dici così, poi che fai? Faccio una ragazzina, continuo la mia vita normalmente. Parte qualcosina, ecco, che capita adesso. Il resto continua tranquillamente la mia vita. A me piace tanto la mia vita così com'è. Non la vorrei diversa. Mi puoi dare un consiglio? Devo fare la seconda guida? Le due guide com'è stata? Te guidavi già? Allora, io ho avuto un problema, nel senso che la macchina della scuola guida era molto diversa dalla macchina mia. Quindi quando mi allenavo a casa poi arrivavo a scuola guida e non riuscivo a fare le guide bene con quell'altra macchina, anche se era più semplice. Comunque mi ricordo solo tipo una di quelle guide obbligatorie. Sono finita fuori strada perché c'era una strada a doppio senso di marcia che non era troppo larga. Quindi io ho paura, avevo all'inizio quando guidavo avevo paura delle macchine nell'altro senso, allora mi spostavo troppo al lato della strada e niente, l'istruttore di guida ha mantenuto una calma allucinante, io fuori strada praticamente con due ruote. Ciao Tony 03. I'm from India, where are you?
Sono ancora a Verona. Alle 10:30 dopo cena parto e vado a Brescia. No, Brescia, travagliato. Mi stava cadendo il telefono. Aspettate, sto sparito i commenti. Che è successo qua? Mo? Ah, ecco. Saluta mia cugina Stefania che fa i capricci. Arianna Di Florio. Giulia non mi caghi proprio, chi? Roberta Criscuolo, scusa. L'arena dietro, meraviglia. Bellissima l'arena, ragazzi. Suggestiva da morire. Io anni fa sono stata un mese a Verona per danza. Gli auguri alla mia amica Alessia, sono 10 volte che lo scrivo. Scusa Giorgia Cervo, auguri Alessia. A quanti anni hai preso la patente? 18. Quante guide ho fatto? Ne ho fatte tipo 2 e poi ne ho fatte, quando l'anno che ho preso la patente erano 5 guide obbligatorie, non so se è ancora così. Sì, sono all'ex tipo Dani Cozzolino. Clarissa, la senti cosa pensi della Fede? Carini, dolcissimi. No? Sono moscia, sì, sono moscia perché ho sonno, però se sono moscia e non mi volete seguire, non mi seguite. Davide Pedica. Sì, faccio gli auguri al tuo criceto. Passi da Milano Marittima venerdì. No. Pronta per Temptation Island. Ma in realtà io non so bene neanche come funziona. Cioè, so solo che ci sono delle coppie che stanno insieme da più o meno tempo, poi ci sono i tentatori, separano le coppie per 20 giorni, solo questo so, poi non so nient'altro. Perché quando ero fidanzata, cioè l'anno scorso, 2 anni fa, e c'era Temptation, mi innervosivo solo a guardarlo perché mi sentivo male. Vorrei vedere i piedi, grazie, pulitissimi. Visto? Quanti anni hai Giulia? 23. Tu farai la tentatrice? No, non penso proprio. Clamelfi, ciao. Allora. Mariangela Lapenna, io non. Cioè, forse voi non avete mai ascoltato bene i miei discorsi. Io andrei a rivedere qualcosa. Ciao Giulia, puoi salutare la mia coinquilina Cristiana, è pazza di te. Ciao Cristiana. Aridaglie, boobs. Ma cosa? Non ce l'ho le boobs. Che fai nella vita? Studio. Un momino. Ciao amicizia Giulia e Mattia. Vi voglio mandare i cuori anch'io qui sotto. Aspettate. Li mando sempre. Però il cuoricino quello che piace a me è quello così. Allora. No, no, certo che la sento Giorgia Pisana spesso. Però lei sta sotto esami. Miss Clelia non ti rispondo. Marti Arrigo? Direi. Giulia Latini off? No. Ciao Giulia, sono Rosario e sono salentina. Beata te. Salento. Comunque ragazzi, a Verona fa un caldo, si muore. Ieri ho fatto penso 2-3 docce. Ciao Giorgia Frasca. Come sta il cane? Oddio, Gennarino mio, sta bene. Auguri Denise Ingargiola. C'ho sonno. Infatti ragazzi, mi sa che vi abbandono. Chiudo gli occhi mezz'oretta. E poi niente. Vi farò vedere la mia faccia restaurata, quindi ricordatevela bene adesso. E poi la vedremo restaurata. Si fa per giocare, ovviamente. Io non ho mai fatto corsi di trucco né niente. Mi sistemo a mio piacimento. Chiara Armi, lei. Ciao, vai via dalla mia diretta.
Che ne pensi di Mike Bird? Molto bravo. Gennarino sta a casa, sta ansiosito. Che significa biondo? Quanto fai schifo. Roberta Severino, pensa invece tu quanto sei stupida che perdi il tuo tempo a guardare la mia diretta, anzi a guardare la diretta di una che ti fa schifo. Vai a studiare per fare qualcosa. Fai dopo un'altra diretta, non lo so. Sto sempre in ritardo. Mi piace la Calabria, sì, tantissimo. Ragazzi, ma com'è Capo Rizzuto in Calabria? Stupendo, questo già lo sai, nel Matteo Latini, voi siete di parte. Ciao Giulietta. Federico Rosario. Ma vi credo, ho sonno. Volevo un po' di compagnia in camera, quindi ho fatto la diretta. Filia Ruffino, secondo me sì. Viene un Mondragone con Mattia, ti adoro. Ero passata intorno a Mondragone perché lui lì aveva lo studio dentistico. Cioè, lo studio dentistico. Quando ero con Clarissa e Federico. Ancora non capisco in che ordine ti arrivano i messaggi, non lo capisco neanch'io. Però ho notato pure nelle altre dirette che è un po' estemporanea la cosa. È bellissima Capo Rizzuto, vero? Infatti pensavo di andarci. Sarai a casa di Felcini lunedì? Sì, tutti a casa di Felcini. Sarete anche voi a casa di Felcini perché staremo collegatissimi. È una zona molto bella da visitare. Hai un fratello? Sì. Ho solo un fratello più grande, ha 30 anni. Ciao Linda Cesarano. Sei bellissima, ti auguro bene, un braccio grande. Ciao Giulietta. Il Dennis. Oh, grazie Silvia Ruggeri, quanti cuori. Francesca Artale. Ciao Tiziana Francesco Libergolis. Sì, è bellissimo, sono calabrese, te lo assicuro. Sei mai venuta in Sicilia? Sicilia no, peccato, però vorrei. Luana Guasso, non ti evito. Nicky 02, Riccardi Mara. Frasi Official 3, Giulia che profumo usi? Io adesso sto portando Royal Musca di Mikalev. Devo visitare un po' più di posti. Tranquilli che adesso come... Sì, mi piace il sushi, stasera vado a mangiare sushi infatti. E sono felicissima. E che vi dicevo? Avevo letto qualcosa? Ah, ecco, no, non sono mai stata a Capurso. Comunque, ora che finisco con l'università a Corso d'Assomiglia, devo per forza girare per cantine, ragazzi. Io ti odio perché mi amoroso ti adoro. Dice sempre che sei bellissima. Maddalena Linda, picchialo, picchialo. Io ho sempre odiato quando mio ex faceva apprezzamenti sulle altre. Mamma mia, che fastidio. Cioè, perché un conto è l'apprezzamento, però quando hanno sul pesante no. Vuoi salutare Annie Youtuberina? Ciao Annie Youtuberina. Che cosa ha detto tuo fratello? Nulla. Quanto sei alta? 1,65 m. Ti piace Napoli? Sì, molto. Tu sparisci la mia diretta perché questo commento è osceno. Giulietta, se posso, dove hai preso l'orologio? Quello che ho nella foto o quello che mi si è rotto a Gallipoli? Quando dire? Silvia Ruggeri, meglio così. I commenti in arabo ti escono perché sei nelle dirette più popolari. Ah, ecco! Ciao, Afilana! Sì, più panda che mai. Tu sei una mia compagna di occhiaie, lo so. Comunque mi manca danza, Chiaretta. Prima ho visto un po' di gente in arena. Allora... Oddio, mi ero persa, ho letto una cosa a cui volevo rispondere.
Dai, vieni con me in Brasile. Ma io in Brasile posso andare quando voglio, ho i miei parenti lì. Sei mai stata a Parigi? Ciao Paris, mamma mia, tutti questi ballerini collegati. Ballerini sparsi. Amici sparsi e dove trovarli praticamente. C'era il piercing alla lingua, no? No. La Puglia ti è piaciuta, mi è rimasta nel cuore, sì, tantissimo ragazzi. Poi secondo me è il periodo migliore questo per la Puglia, perché non era affollato. Fai vedere che braccialetti hai. Non mi parlate di braccialetti, mi si è rotto l'orologio, mi si è rotto il tennis. Quindi ora sono rimasta così. Ah, ho questo qua con Gennarino. Vai Gennarino, che buono che è. Poi ho un Pandora che mi hanno fatto le mie amiche, un Dodo e un braccialettino di Gucci che mi ha fatto mamma. Sei mai stata a Firenze? Sì, vado, Chiara Romanucci, vado spesso a Firenze. Allora, questa domanda è divertente. Saraya 91. Ho litigato con il mio amoroso perché è un cretino. Che faccio? Lo chiamo per far pace? Consigli? Allora, dipende, perché avete litigato? Cioè, tu hai fatto la pazza, lui ti ha dato motivo di fare la pazza, come vi siete lasciati? Voglio sapere tutto, vediamo come risolvere questa situazione. Perché mi saluta? Ciao Damiana Savoca 22. Brasil, San Paolo. Sì, mia mamma è nata a San Paolo. Mi ha scritto appena diretta che gli sono partiti i demoni con nella diretta, ma non l'ho fatto apposta. Che danza hai fatto? Classica e contemporanea. Ciao Giulia, mi consiglieresti un bel posticino per una vacanza tranquilla in Italia? Ti seguo dalla Svizzera. Allora, tranquilla. Io sono follemente innamorata di Sant'Eudoro in Sardegna. Infatti vorrei tornarci anche quest'estate. Paris, sono sicuro che non sei mai stato in Polonia, quindi dovresti venirmi a trovare. Fede, lo so che ti devo venire a trovare. Comunque fantastici, perché tipo a me dei commenti negativi non frega nulla, i miei amici se la prendono sul personale, tra Paris, Giorgia, si mettono a commentare. Sono sicuro che... Ho visto... niente, stronzate. Vieni qualche altra volta, vado tanto, spero presto. Adesso come stai? Adesso sono... Però moralmente sto bene, sto tranquilla. Forse la prima volta dopo tanto, tanto tempo che sto tranquilla da sola. Grazie, Irautis. Grazie pure Federica Barbara. È la prima volta che viene a Brescia. Sì, ma non vado proprio a Brescia, vado a Travagliato. Vieni a Codogno. Ciao Marica. Andresti a Uomini e Donne a corteggiare un altro ragazzo? No ragazzi, cioè ho perso proprio la testa per qualcuno, cosa che in questo momento vedo difficile. O no? Anche perché avete visto, non sono tanto brava da corteggiatrice, quindi forse è meglio di no. Arianna De Florio, mi hanno dato della troia, davvero? Rido, di tante offese che mi possono dire, quella e quella mi fa ridere più di tutte. Luca e Soler ti offendono perché dicono che fai serate, cosa ne pensi? Perché è loro che fanno. Vieni in Abruzzo, devi venire presto all'Aquila. Giulietta non viene in Sicilia, spero presto. Ciao, grazie, grazie, grazie. Giulia, conosci Campo Ascolano? Torvaianica. Torvaianica ogni tanto ci passo perché faccio quella strada lì per andare a Roma quando c'è casino sulla pontina. Marco Rise o Marco Rice, non lo so, quando viene a Verona, sto a Verona. Mi saluti giù per favore, sei bellissima, grazie. Gloria, Gloria Avanzato. Film preferito? Boh, ci dovrei pensare, sono diversi. Però io non amo in genere guardare troppo la TV o andare al cinema. Cioè, perché al cinema uno si deve rilassare, si deve divertire, quindi roba impegnativa non mi fa impazzire. Vieni a Firenze presto. Giulia, siamo stata in Puglia. Sì, la scorsa settimana. Oddio, sei a Verona. Sì, sono a Verona, ragazzi. Però stasera mi sposto e poi mi riportano stanotte a Verona. Vieni a trovare ad Aversa.
Mi puoi ciao Vanessa Docci? Antonella Prezzini, sì, la sento ancora. Dio ragazzi, questa frase meriti di più. No, chiariamo pure questo. Non è che merito di più, ognuno trova una persona simile, cioè compatibile con l'altra persona. Sì, Dudo, c'hai ragione. Sto a pezzi. Questa la eliminiamo. Ma io non capisco perché scrivo nei commenti sconci, cioè non è divertente. Mi rendo conto che è una strozzata, ma cavolo, non è la prima volta che non penso al fatto che potrei non volerlo vedere. Però sai che c'è, Saraya, che noi ragazze, parlo perché sono io la prima, ci facciamo 10.000 problemi e ci aspettiamo da ragazzi cose che non faranno, semplicemente perché, non perché siano stupidi, hanno proprio un altro tipo di sensibilità, cose che noi magari diamo per scontato che ci verrebbero spontanee, a loro non vengono spontanee, per cui sicuramente il tuo ragazzo inconsciamente ti avrà dato un po' poche attenzioni, questo mi è sembrato di capire da come scrivevi, e quindi... Cioè, non l'ha fatto, secondo me, con cattiveria, però ci tiene a te. I ragazzi lo dimostrano a modo loro di tenerci, secondo me. E, mi è piaciuta Valupa Fallonica tantissimo. Poi, quindi, non so... Fagli tirare un po' il collo, sì. Non lo ricercare tu. Tanto se ci tiene, torna. Sono convinta. Salvezza e la giornata era ben spezzi. Cosa vuol dire? Che fai stasera? Hai letto che Luca continua a mandarti frecciatine? No, problemi suoi anche fosse. Carine le occhiaie, lo so, sono molto affezionata alle mie occhiaie. Ciao Derico Greta. Ah, Laura Ruggi, non solo a te, a tutti quanti, volevo fare un grande in bocca al lupo ragazzi per la maturità. Dicevo prima che non vi invidio. Giulia, ti ha chiamato Mattia poi? Ancora no. Tanto non gli rispondo. Sono molto stanca, sì. Ora insultatemi perché ho detto che sono stanca. Vai. Splendido, viene a Bologna, Primrose. Ma a Bologna per un po' di tempo io forse la eviterei. Nulla contro, però ci sono tanti bei posti da andare a vedere in Italia, specie d'estate, uno se ne va al mare. Perché? Grazie, il fiere d'amico. Flavi Fasano, comunque Dolce Dudo viene a Firenze prestissimo, a Firenze devo venire a trovare Moccetta, la mia amica, ci dobbiamo organizzare anche per partire forse. La più bella, se tu guarda, apprezzo il complimento, ma così, cioè veramente non me lo potete dire, però non fa niente, in queste dirette dovete apprezzare il coraggio che ho. Quando ritorni a Follonica non lo so. Ciao Saruzza 98, Fabi R82, chi se ci tiene torna? No, rispondevo a una ragazza che mi ha scritto qua sotto, mi chiedeva un consiglio perché ha discusso con il fidanzato e niente, perché lui gli ha mancato un po' di attenzioni e io gli ho consigliato di fargli tirare un po' il collo perché sicuramente lui non l'ha fatto con cattiveria, però se ci tiene torna. Sei andata in Puglia? Certo, settimana scorsa. Le mie BFF dicono che ci somigliamo. Oddio, non lo prenderei come un complimento, eh? Cioè, tu non dovresti prenderlo come un complimento perché... Guarda come sto. Ciao, Rossi Cuore. Verrai mai ad Arezzo? Non lo so. Che ho il sopracciglio? Me lo chiedete tutti. È una vertigine. Siccome però adesso a me non piacciono le sopracciglia tatuate, le lascio così. Ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito tutto. Dormo, chiudo gli occhi una mezz'oretta. E vi mando un bacio grande. In bocca al lupo ancora a tutti per la maturità.